A volte la vita decide per te. Chiamalo destino, chiamala fortuna. Per me è stata una rivelazione. Un fatto che ha cambiato la mia vita e quella di tante altre persone. Mio nonno era un uomo semplice, povero ma risoluto, di sani principi. Quando scoppiò la Seconda Guerra Mondiale non ebbe dubbi. Era una guerra insensata e non vi avrebbe preso parte. Nonna Dina, sua moglie, lavorava nelle risaie del Vercellese. Mentre gli uomini italici pugnano al fronte per difendere la patria, le valide donne impegnate nelle campagne con vigore assicurano raccolto e sostengono lo sforzo bellico. Quando vennero a cercarlo per portarlo al fronte, decise di nascondersi e ispirandosi alla moglie, ebbe l'idea. Cambiò profondamente, si travestì da donna, da lavoratrice dei campi, da mondina. Non rinunciò però alla sua virilità. Sotto la gonna mantenne i pantaloni e per non farli bagnare aggiunse un prezioso dettaglio, il risvoltino. Resta però un mistero. Perché ha fatto uno schizzo con quel particolare? Non lo sapremo mai, perché venne scoperto e fucilato. A questo punto entro in scena io. Visitando la vecchia casa dei miei nonni, in soffitta ho aperto un baule polveroso. La mia sorpresa fu grande. Capii subito che ero stato chiamato per compiere qualcosa di straordinario. Qualcosa per cui mio nonno aveva pagato con la vita. Il resto è noto. Mi piace davvero molto. Ha lanciato la più grande moda dai tempi dei pantaloni a zampa d'elefante. Tutti ne parlano, tutti li vogliono e tutti nell'ambiente sanno chi è e cosa ha fatto. È il più grande trendsetter della moda 2.0. Sono più conosciuto e rispettato di Dolce & Gabbana pur non avendo una casa di moda. Eppure essendo etero, penso che il risvoltino sia destinato a fare ancora grandi cose. Aiutare gli altri non è mai stato così glamour. Da grandi schizzi derivano grandi responsabilità. Mio nonno sarebbe fiero di sapere che la sua invenzione sta avendo un'importante funzione sociale. Ma tranquilli, non ci fermeremo qui. In futuro ci saranno nuovi risvolti.